Interviste di Radio Music Club in collaborazione con Radio 11 K. Ciao Carmelo, buongiorno e benvenuto sulle frequenze di Radio Music Club. Io sono Andrea e sono lo speaker di oggi che gentilmente si è offerto per fare questa intervista alla voce dei Gates of Light. Buongiorno a te, come stai innanzitutto? Ciao Andrea, ciao, grazie per questa disponibilità. Tutto bene, tutto bene, no? Tutto bene, tutto bene. Qui è una bellissima giornata, ci godiamo ancora il sole finché è possibile, poi arriveranno le brutte giornate che ci daranno un po' fastidio, ma l'inverno sarà lungo e avremo tante cose da fare. Senti, grazie a questa emittente radiofonica potete avere la possibilità di farvi ascoltare anche un po' qui sull'isola. Parlami un po' del vostro progetto musicale, come siete nati, insomma, cosa fate, insomma, spiegaci un po'. Sì, siamo due tre ragazzi di Matera, c'è una band, questo nome viene un po' dal quadro della Mona Lisa, no? Il quadro del Da Vinci, che a noi piace molto il mistero in generale, anche per quanto riguarda lo stile musicale, perciò abbiamo deciso di chiamarci così, come il quadro del Da Vinci, per dare ai nostri ascoltatori, diciamo, vari punti di vista differenti per quanto riguarda il nostro genere musicale, non dare un unico genere, cioè noi non ci piace suonare solo una cosa, un unico genere, ci piace un po' sperimentare. E perciò ora abbiamo deciso di scrivere questo EP formato da 5 brani che si chiama Hidden, di cui Alien è il primo singolo, il pezzo d'apertura, che abbiamo registrato un po' di tempo fa, ora diciamo, l'abbiamo pubblicato anche grazie ai ragazzi di Denazione Milano. Ci sta dando un po' di soddisfazione, diciamo. Devo dire la verità, gran bel pezzo Alien. Mi complimento non solo con te ma anche con gli altri. Sì, perché noi siamo entrati. Ecco. Ora parlo io a nome degli altri, la prima Pier Domenico e Damiano. Che saluto. Ma ascolteranno questa intervista un po', no? Sì, sicuramente. Senti, qual è il rapporto che hai con gli altri della band? Come vi siete trovati insieme a formare questa band? Allora, innanzitutto c'è da dire che loro due sono fratelli. Sì, questo l'ho letto, però. Sono il fratello acquisito, no? No, siamo davvero molto amici. Abbiamo condiviso un mare di esperienze insieme, quindi diciamo che non è una fratellanza di sangue, ma una fratellanza di vita. Quindi abbiamo deciso di condividere anche la musica musicale, questa vita, diciamo così. No, va abbastanza bene, siamo abbastanza affiatati. Questa è la cosa più importante per una band, anche perché prima di essere band, secondo me, poi correggimi se sbaglio, bisogna essere prima un po', come hai detto tu, fratelli, non di sangue magari per quanto ti riguarda, però bisogna essere abbastanza legati per riuscire a far uscire al meglio un progetto musicale o che sia, insomma. Il legame è importante all'interno di queste cose, mi confermi, perché anche certo, per quanto mi riguarda la radio con i miei collaboratori, sai, deve esserci una certa tipologia di rapporto e credo che nel vostro gruppo ci sia, perché per ottenere così tanti successi anche nel vostro paese d'origine, cioè partendo dal vostro paese d'origine, penso sia una cosa bellissima, no? Sì, infatti, ma più che altro abbiamo visto con l'esperienza che registrare un disco è un lavoro comunque molto complicato, quindi bisogna essere affiatati per farlo, altrimenti non si può realizzare. Infatti avevamo anche altri membri in passato, ma
non poteva funzionare, insomma. Serve accettamento, ma questo in qualunque ambito, anche lavorativo in generale, anche per la radio, come hai detto tu, quindi è così. Io leggo qui dalla vostra bio che avete mandato qui in radio, che siete di influenza rock sostanzialmente, anche ascoltando i vari brani che ci sono sul web. Volevo sapere, curiosità personale, quali sono le vostre influenze musicali, cioè a quale gruppo, a quale cantante vi ispirate, insomma, per i vostri temi. Abbiamo iniziato ascoltando inizialmente solo music, c'era un tempo che ascoltavamo solo music, poi però siamo evoluti, abbiamo ascoltato anche musica elettronica in generale, sempre Depeche Mode, o non so, cioè ascoltiamo di tutto in realtà. Comunque sì, l'influenza rock c'è, cioè, ma c'è anche, ci sono anche molte influenze elettroniche, molte anche funky, per dire. Certo, l'effetto Alien è più orientato sul synth pop, su questo genere, che comunque ci sta piacendo. I progetti per il futuro dei Gates of Light? Facendo qualche futuro, ora abbiamo intenzione di pubblicare questo EP. A breve uscirà su tutte le piattaforme digitali, Spotify, SoundCloud, YouTube, no? E abbiamo anche intenzione di realizzare le copie fisiche di questo EP. E successivamente poi in periodo natalizio faremo un po' di serate per la promozione del disco. Come giusto che sia. Come giusto che sia, tra l'altro, le promozioni di serate sono una cosa buona e giusta. Senti, questa intervista è in collaborazione con l'emittente per la quale lavoro io, che è Radio 11 Capri. Siamo appunto due emittenti che collaboreranno insieme durante la stagione invernale e cercheremo un attimo di agire in sinergia per quanto riguarda interviste o promozione di eventi. Ci fai un saluto a modo tuo, anche da parte del gruppo, a queste nostre due emittenti, in modo che riusciamo a collegarci. Ah, ciao, allora ringrazio sia Radio Music Club che Radio Capri per questa opportunità. E niente, ragazzi, mi stimo per dare spazio ai giovani, agli emergenti, perché comunque è una bella cosa in Italia, è difficile trovare gente disposta a fare questo lavoro, quindi a dare spazio a questi ragazzi, queste loro leghe, no? E non andare tutti sicuro. Quindi grazie, ragazzi. Noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, ti auguriamo una buona giornata e ancora grazie per la disponibilità. Salutaci gli altri del gruppo e in bocca al lupo per tutto. Anche a voi, in bocca al lupo, buon lavoro e grazie ancora per la disponibilità. Grazie Carmelo, a te un bacio, grazie ancora, a risentirci. Ciao. Ciao, ciao, alla prossima. Except even I see a worried feeling.
myself again, it all seems so abstract and real. So strange and beautiful, like an illusion, but I can trust him, he said.